penalizzante che rappresenta ciò che ricerchiamo a livello analogico e poi da un simbolo egemone che rappresenta tutto ciò che noi diciamo andiamo a sono i recettori che si nutrono, diciamo, dello scambio tra l'alimentatore e lo stimolatore. Quindi, fino adesso abbiamo visto la genesi dell'alimentatore, che è ciò che noi siamo, e quindi conoscere l'alimentatore ci dà informazioni interessanti su, diciamo, sulla prevedibilità delle cose che facciamo, ovviamente, ci dà delle informazioni interessanti, ci dà delle informazioni interessanti anche, su ciò che noi, diciamo, andiamo in qualche modo a manifestare. Adesso vediamo oggi un'altra parte molto importante che è la genesi dello stimolatore, cioè ciò che noi andiamo a ricercare. Salutiamo Roxy Rosa. Hanno detto tutti, informo per i nuovi arrivati, che è tutto chiaro, tutto completo, quindi vado avanti. Quindi vediamo oggi la genesi dello stimolatore. Lo stimolatore rappresenta ciò che la persona va a ricercare. Ovviamente va a ricercare a livello inconscio, non a livello logico-razionale. Quando parlo di ricerca, parlo sempre di ricerca inconscia, non mai di ricerca logica, perché ovviamente la ricerca logica è un qualcosa che non ci interessa. La parte logica ha delle esigenze, ma noi dobbiamo, diciamo, invece interessarci, della ricerca analogica, no? Quindi lo stimolatore rappresenta quello che la mia parte logica va a cercare, quello che la mia parte, scusate, che la mia parte emotiva va a ricercare. È molto importante conoscere quello che la parte, come possiamo dire, quello che la parte logica va a ricercare, la parte emotiva va a ricercare perché, rappresenta un comportamento. Ovviamente andrà a ricercare un comportamento simbolico, quindi quello che la parte logica di fatto va a ricercare è un comportamento simbolico. E quindi noi dobbiamo riconoscere, diciamo, il comportamento simbolico. Come facciamo a riconoscere il comportamento simbolico? Dobbiamo capire come si manifesta, come possiamo riconoscere il simbolo stimolatore. Ora, per riconoscere il simbolo stimolatore, è importante introdurre un concetto, che è il concetto di omologo e eterologo. Omologo è tutto quello che è homos, deriva da uguale, cioè tutto ciò che è omologo vuol dire che è simile, che è uguale. Eterologo vuol dire che è diverso. Omologo vuol dire che fa omosessuale, che fa sesso con lo stesso sesso, eterosessuale che fa sesso con sesso diverso. Quindi noi dobbiamo, diciamo, renderci conto, no, di questo. È molto importante capire quindi che cos'è omologo e che cos'è eterologo. Allora, da un punto di vista simbolico, salutiamo anche Stella Marina. Da un punto di vista simbolico c'è una regola fondamentale che è questa. Quindi prendete nota perché questa regola è fondamentale. Lo stimolatore è omologo all'alimentatore se la persona si aggancia, sul desiderio. Ed è eterologo se la persona si aggancia sul possesso. Quindi, è chiaro? Lo stimolatore è omologo all'alimentatore se la persona si aggancia sul desiderio ed è eterologo se si aggancia sul possesso.
a livello simbolico questo. Quindi è chiaro questo concetto? Allora, dobbiamo capire che cosa vuol dire omologo e che cosa vuol dire eterologo. Quindi dovete farmi un esempio. Se è tutto chiaro, io procedo. Se non è chiaro, faccio degli esempi che possono essere utili per voi fondamentalmente. Quindi posso fare degli esempi. Salutiamo anche Emilia. Allora, facciamo uno schema. Allora, facciamo un uomo. Allora, un uomo ridotto ai minimi termini, un uomo ridotto ai minimi termini è dato da il pisello, cioè il conflitto paterno, diciamo così, e il conflitto paterno è il culetto maschile. Quindi questo è un uomo. Mentre una donna ridotta ai minimi termini è data dalla vagina, che rappresentiamo a livello simbolico come il conflitto materno, e il culetto femminile. Questa è la donna. Quindi questi due simboli sono omologo, homos, e questi due simboli sono eteros e homos. Quindi in generale il simbolo paterno è omologo all'ego maschio, al simbolo cerchio all'ego maschio, diciamo, e il simbolo materno è omologo all'ego femmina, questo indipendentemente da tutto. E poi abbiamo invece questi due che sono eteros, e abbiamo questi due che sono eteros, incrociati sono eteros. E questi incrociati sono eteros. È chiaro questo schema? Allora, spero che lo schema sia chiaro. Quindi abbiamo che, leggendo dallo schema, il conflitto paterno, diciamo, è omologo all'ego maschio, e il conflitto materno è omologo all'ego femmina. Conflitto materno e conflitto paterno sono eterologi. Conflitto paterno e ego femmina, conflitto materno e ego maschio sono eterologi, eteros. È chiaro lo schema? È chiaro questo schema? Spero che sia chiaro per tutti. Saluto anche Emilia. Allora, perché mi serve questo schema? Perché attraverso questo schema io posso riconoscere che cos'è omologo e che cos'è eterologo. Allora, quindi facciamo un esempio. Prendiamo il caso di un uomo che abbia come alimentatore il simbolo paterno. Alimentatore, il simbolo paterno. Quindi l'alimentatore, quindi questa persona si alimenta del conflitto paterno. Se un uomo che si aggancia sul possesso, allora diciamo l'alimentatore è l'alimentatore, poi abbiamo la struttura, per adesso non ci interessa, la struttura non ci interessa, cioè allora definiamo con polarità, desiderio, possesso, polarità, desiderio, possesso. E struttura emotiva o iperlogica. Quindi il termine polarità intendo se desiderio o possesso. Quando parlo di struttura intendo emotiva iperlogica. Per quanto riguarda, sturatevi le orecchie, il calcolo, la definizione dello stimolatore, cioè di che cosa questa persona è stimolata a livello inconscio, non mi interessa la struttura. La struttura non mi interessa, è indipendente dalla struttura, quindi non importa che sia emotivo, che sia iperlogico, non importa.
Mi servono due parametri, diciamo, per riconoscere il simbolo stimolatore, che sono il simbolo alimentatore e il simbolo, cioè e la polarità, desiderio e possesso. Ovviamente questa è un'equazione. È un'equazione a tre termini, a tre variabili. Alimentatore, anzi potremmo chiamarlo alimentatore, l'equazione è alimentatore. Diciamo, sono tre variabili, no? Polarità e stimolatore, no? Queste sono le tre variabili dell'equazione. Ovviamente se io conosco la regola e posso ricavarmene, se ne conosco due mi ricavo la terza, praticamente. Quindi io potrei conoscere lo stimolatore, per dire l'alimentatore, conosco alimentatore e stimolatore perché li ho capiti e vado a risalire alla polarità, se desiderio o possesso, perché è un'equazione. Non so, voi avrete fatto le medie perlomeno, le equazioni si fanno forse le superiori, se avete fatto le superiori sono equazioni di primo grado e quindi diciamo equazioni di primo grado, se conosco due variabili, cioè se conosco due dati trovo il terzo, trovo l'incognita. L'incognita è una. È chiaro per tutti? Allora, facciamo questo esempio. Se abbiamo un uomo, quindi ditemi voi, che è conflittuale padre, che ha la polarità del possesso, ricordiamo che la polarità possesso vuole eteros, e desiderio possesso uguale eteros e desiderio homos. Allora, perché il possesso etero attributivo, desiderio è auto attributivo. Allora, quindi, ditemi voi, se il simbolo è l'alimentatore, la polarità è il possesso, ditemi voi qual è lo stimolatore. Qualcuno mi dica qual è il simbolo stimolatore. Quindi abbiamo un uomo, ma diciamo il fatto che sia uomo non è che influisca, perché sarebbe esattamente la stessa cosa per una donna, Ok, Roxy dice stimolatore madre, è giusto, è sbagliato, confermate o disconfermate. Poi ovviamente vediamo come si utilizzano questi, perché sono simboli molto potenti. Prima vediamo come si utilizzano, prima vediamo come si calcolano, poi la prossima volta vediamo come si utilizzano. Allora, confermate, è giusto. Allora, ho a che fare con un uomo, ho capito che ha l'alimentatore, conflitto paterno e so che è sul possesso, qual è lo stimolatore? Comunque, è conferma madre, giusto? Quindi abbiamo stimolatore madre, perché lo stimolatore è eterologo, quindi l'eterologo del paterno è il materno. Ok, stimolatore, perfetto. Adesso facciamo un altro esempio. Abbiamo un uomo che è ego maschio. Si aggancia sul possesso, un uomo ego maschio che si aggancia sul possesso, qual è il suo stimolatore? Uomo ego maschio che si aggancia sul possesso, qual è il suo stimolatore? Uomo ego maschio che si aggancia sul possesso, qual è il suo stimolatore? Uomo ego maschio che si aggancia sul possesso, qual è lo stimolatore? Sempre madre, bravissima, sempre madre.
Perfetto. Adesso facciamo un altro, no, sempre madre, sempre madre. Uomo ego maschio che si aggancia sul possesso. Abbiamo ego maschio. Se guardi lo schema, che cos'è? Ego maschio è questo, l'eteros è questo qua. Vedete, dobbiamo andare in diagonale. E quindi si aggancia sul possesso perché vuole eteros, l'ego maschio, eteros è questo. Sempre madre, sempre madre. Adesso abbiamo ego, ego femmina. Abbiamo un ego femmina. Ah, non ho capito. Allora, prova a ripetere. Allora, prova a ripetere. Abbiamo ego maschio che si aggancia sul possesso. Qual è la cosa eterolo? Ego maschio sarebbe, pensalo in questi termini, sarebbe il culetto maschile. Che cos'è che è eterologo al culetto maschile? Che cos'è eterologo al culetto maschile? Cioè, il culetto maschile riporta al pisello, l'omologo. L'eterologo del culetto maschile, che cos'è? È sempre la passerotta, diciamo, chiamiamola così. È esatto, è la parte femminile, la vagina. E l'eterologo del culetto maschile è la vagina, vuol dire diverso. Eteros vuol dire diverso. Homos vuol dire uguale. Quindi se ho un ego maschio che si aggancia sul possesso, l'eterologo dell'ego maschio è la vagina, quindi il triangolo. È chiaro, Green? Poi comunque lo riprendiamo, eh? Cioè ne facciamo un po' di esempi, alla fine lo capirete bene. Ci siamo? È chiaro, Green? Adesso facciamo questo esempio. Io ho un ego femmina, ho un ego femmina e so che è stimolata. Allora, so alimentatore ego femmina, alimentatore. Lo stimolatore è, diciamo, lo stimolatore è il conflitto materno. Stimolatore, quindi conosco alimentatore ego femmina, stimolatore triangolo praticamente. Voglio sapere qual è la struttura, desiderio o possesso. È un'equazione, ricordiamoci che in un'equazione basta che so due elementi e conoscendo la regola trovo il terzo. Quindi in questo caso ho capito il suo alimentatore, mettiamo dai comportamenti, poi vi spiegherò come lo capisco l'alimentatore. Ho trovato l'alimentatore, ho trovato lo stimolatore, l'alimentatore ego femmina. Lo stimolatore è il triangolo, la vagina, e voglio sapere, quindi voglio ricavarmi qual è, diciamo, la polarità, se è desiderio o possesso. Quindi ditemi qual è la polarità, se è desiderio o possesso. Conosco alimentatore e stimolatore. La polarità è desiderio o possesso? Betty Cottici dice possesso, Green Apple dice possesso, Gina dice possesso, e Roxy Rosa cosa dice? Roxy Rosa cosa dice? Non so, Emilia cosa dice? Vedo Gina cosa dice? Ah, Gina l'ha detto, Gina, Emilia, insomma. Allora, dite tutti possesso, ci siamo, non ci siamo, penso anch'io possesso, manca Emilia, o qualcun altro, insomma. Vabbè, comunque ho capito che non avete capito un cazzo, perché è desiderio, non è possesso, è desiderio, è desiderio. Perché se ho omologo, uguale, bravo, abbiamo Stefano Gatto che è un esperto che interviene, omologo uguale desiderio, no? Abbiamo l'ego femmina e il triangolo, il simbolo omologo è il desiderio. Homos è qua perché tra i due l'omologo è il desiderio, quindi qua abbiamo desiderio.
perché i due, se vedete lo schemino qua, se vedete lo schemino, ego maschio, diciamo, cioè scusate, ego femmina e conflitto materno sono omologhi questi. Questi sono omologhi, questi sono omologhi, questi sono eterologhi. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo tutti? Adesso facciamo un altro giochino. Poi faccio la foto, va bene. Facciamo un altro giochino, facciamo un altro giochino. Vediamo. Allora, io ho capito lo stimolatore. Allora, supponiamo che ho capito che lo stimolatore, supponiamo, sia Asta. Poi vediamo bene cos'è lo stimolatore Asta. Ho capito che si aggancia sul possesso. Si aggancia sul possesso. Quale sarà? Qua è più difficile, eh? Qua è più difficile. Quale sarà? Conosco lo stimolatore e conosco, diciamo, la struttura, scusate, la polarità, desiderio, possesso. Abbiamo polarità, possesso. Polarità. Quale sarà l'alimentatore? Quale sarà l'alimentatore? Conosco lo stimolatore e la polarità. Stimolatore è, diciamo, asta e polarità è possesso. Quale sarà l'alimentatore? Qua ha ragionato un secondo. Quale sarà l'alimentatore? Possesso e eterologo. Quale sarà quindi l'alimentatore? Eterologo madre. Sì. Ecco qua, madre, giusto, green apple, giusto, però, madre, giusto, però, e qua non possiamo determinarlo totalmente, perché ci sarebbero due possibilità. Potrebbe essere conflittuale madre, ma potrebbe anche essere ego femmina. Qua le possibilità sono, no, tutte e due vanno bene, sia madre che ego femmina. Qua diciamo a parità, perché se vedete qua ci sono due intrecci, no? L'eteros è qua, ma l'eteros è anche qua. Quindi potrebbe essere sia madre che ego femmina. Quindi ho due possibilità. E quindi in queste due possibilità, secondo, perché l'ego femmina e il conflitto alle madre sono molto diversi, posso scegliere, diciamo che le possibilità qua è un'equazione che però ha due possibili soluzioni, perché diciamo qua ci sono eteros e sia in questo senso ma anche in questo senso, quindi l'eteros dell'asta è questa ma è anche questa, è chiaro per tutti? Qua non è univoca la cosa, diciamo. Ci sono due possibilità che entrambe andrebbero bene. Quindi non è determinato. Cioè, diciamo che ho due possibilità e quindi devo poi scindere ancora tra le due. È chiaro per tutti? Ditemi se è chiaro. Perché è un'equazione, diciamo, che per come è strutturata mi dà due possibili soluzioni. Proprio perché, vedete qua, sia in questo senso, abbiamo l'eteros. Mentre l'homos sarebbe in un senso solo. Ok?
Quindi questo è. Quindi se voi diciamo, quindi in questo modo potete diciamo trovare le cose. E poi il terzo.